La concezione ecobiopsicologica dell'uomo, che vede nell'archetipo il fondamento comune di corpo, psiche, relazioni e natura, ha favorito nel mio lavoro di terapeuta l'integrazione delle mie formazioni medica e analitica. In particolare, il tema dell'analogia vitale che lega tra loro le manifestazioni somatiche e quelle psichiche, mi ha offerto una lettura della sofferenza dei pazienti che restituisce alla componente somatica il valore e il senso sottovalutati o elusi da molte altre psicoterapie.